Si può rivivere il passato vivendo il presente? D'altronde, cosa sarebbe ognuno di noi senza il proprio passato, le proprie storie, le proprie esperienze? Cosa saremmo senza memoria? Siamo ciò che è stato, pur continuando ad essere ciò che siamo, pensando a ciò che saremo. Quel che è certo è che non si può vivere di soli ricordi, ma si può cercare di riassaporarli. Ad alcuni basta l'immaginazione, vecchia foto, ad altri invece serve mettere in moto le emozioni custodite. Non abbiamo passato anni a cercare di conquistare un desiderio per poi tenerlo al buio ad ammuffire. Diamo un senso a quel desiderio, diamo un senso a quel pezzo di storia che abbiamo fatto nostro. Spolverare la passione, girare la chiave, accendere la melodia, guidare nel tempo, viaggiare negli anni. Il passato non è il futuro, ma un ricordo resta per sempre. Perché in fondo, cos'è il passato se non l'attimo dopo averlo pronunciato? 500 chilometri della Basilicata, un viaggio nel tempo, lungo 500 chilometri.